dramma familiare, un omicidio d'impeto al termine di una lite tra marito e moglie, così come tante ne avvengono. Poi nella mente di persone più deboli scatta una molla, una furia improvvisa e della tragedia. E questo quanto accaduto in quella villetta di Torcherolo, una come tante, sino a qualche ora fa. La confessione di Maria Grazia Greco è arrivata alle 5 del mattino di mercoledì. Era stata prelevata da casa e portata al comando dei carabinieri di Lecce alle 19 della sera, ma poco prima il suocero della vittima aveva confessato tutto. Domande su domande incalzanti da parte dei carabinieri del reparto operativo del PM, poi all'alba il crollo. Maria Grazia ha confessato tutto tra le lacrime, disperata. Per calmarla è stato necessario anche l'intervento del 118. Vorrei fermare il mondo, ha detto, e tornare indietro nel tempo per cancellare tutto. Una donna distrutta dal dolore, così come il padre di lei, Ruggero Greco, un uomo di 82 anni che mai aveva fatto male ad una mosca, che in questa casa di via Pisacane, a Surbo, viveva in maniera riservata e malinconica dopo quel terribile incidente che un anno fa gli aveva portato via la moglie. Ora viveva solo per quella figlia, per il genero, per la nipote Sabrina. Non ha potuto fare altro che aiutarla a disfarsi del corpo, cercando in tutti i modi possibili di eliminare ogni traccia. E quello che in un primo momento era sembrato un omicidio dettato da una vendetta, dalla volontà crudele di infierire sul corpo come dimostrazione di forza, una punizione per uno sgarro, si è trasformato nel tentativo disperato e mal riuscito di salvare una figlia. Anche gli inquirenti si sono resi conto di trovarsi di fronte ad una terribile tragedia familiare. Le indagini classiche portate avanti nel corso di questi giorni, le osservazioni, i pedinamenti, l'ascolto e soprattutto l'ultimo interrogatorio hanno portato a risultati immediati, rendendo pian piano chiare le fasi dell'omicidio. I parenti della vittima, i familiari più stretti, hanno ringraziato i carabinieri del reparto operativo per l'umanità dimostrata nelle indagini e subito dopo le confessioni. Nelle prossime ore il medico legale Alberto Tortorella eseguirà l'autopsia sul corpo di Antonio Ingrosso. Servirà a capire ancora meglio cosa è accaduto all'ora di pranzo di venerdì 7 gennaio, perché quello che è accaduto dopo ormai è noto. La messa in scena della scomparsa, il ritrovamento dell'auto davanti al laboratorio, il trasporto del corpo in auto sino alla casa al mare di Torre Rinalda, il tentativo di farlo a pezzi, di bruciarlo, infine l'abbandono nelle campagne di Casalabate, in un luogo neanche tanto nascosto, e poi il tentativo di ripulire casa e di incenerire il martello, arma del delitto, e poi il tentativo di depistare le indagini da parte della donna, l'unica a parlare di usura, brutte amicizie, debiti e bische clandestine.